massiccia partecipazione su questa piazza dimostra come la tutela della sanità pubblica riguarda davvero tutti. Ne parlavamo prima di iniziare questa conferenza barra mobilitazione, perché a questo punto, visto i numeri, possiamo parlare anche di mobilitazione, perché per noi è fondamentale accendere i riflettori oggi sulla sanità pubblica di questa provincia. Non ci svegliamo oggi, noi sono 10 anni che CGIL e CISL e UIL denunciano i tagli che vengono fatti alla sanità, 27 miliardi di tagli, 209 ospedali chiusi, e CGIL, CISL e UIL sono sempre stati in piazza, forse altri un po' meno, ma noi c'eravamo, ci siamo questa mattina. Pensiamo tra l'altro da questa piazza di lanciare anche un invito al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, all'Assessore Riccardi, alla Sindaca Manassero, di trovarsi su un tavolo e discutere per il bene dei cittadini, lasciando da parte beghe politiche che non interessano alla gente normale. E bravo, l'abbiamo visto dalle testimonianze di questa mattina. Abbiamo visto come la gente è davvero in sofferenza, e sono quelle persone che hanno necessità assoluta del servizio sanitario pubblico, perché non possono accedere a quello privato. Allora noi pensiamo che si risvegli qualche coscienza questa mattina, che la gente inizi a capire che non è più possibile accettare un percorso di questo tipo. Dico anche questa, ci permettano anche di uscire dalla bagarre partitica, diciamo così, che c'è in queste settimane, che c'è in questi mesi rispetto all'ubicazione dell'ospedale Santa Croce. Non ci interessa l'ubicazione, non ci interessa dove verrà messo l'ospedale di Cuneo, non interessa le persone questo, interessa che ci siano del personale preparato, interessa che numericamente, bravo, siano presenti, interessa che ci siano i medici, interessa che vengano sbloccati, bravo, i corsi, bravo, di medicina, bravo, questo interessa le persone. Allora chi fa politica deve iniziare a capire i bisogni delle persone, e noi siamo qua anche, non solo quindi per la questione della sanità pubblica, ma anche per avviare un lungo percorso di mobilitazione unitaria contro alcuni provvedimenti che ha messo in campo questo governo. Non abbiamo avuto problemi a dire le cose che sono state fatte in modo parzialmente giusto, e non abbiamo problemi oggi a dire che ad esempio sulla delega fiscale noi siamo assolutamente contrari, per un principio che a noi sta particolarmente a cuore, che è il principio della progressività. Non si possono fare delle riforme fiscali senza tener conto che in questi anni chi ha pagato un prezzo maggiore sono stati i lavoratori dipendenti e i pensionati, che fino all'ultimo quattrino pagano le tasse. Perché siamo particolarmente virtuosi? No, ma questo è un dato di fatto, l'80% del gettito erariale è a carico dei lavoratori e dei pensionati, e il 95% dell'IRPEF è a carico di lavoratori e pensionati. Allora una riforma fiscale deve tener conto di questi dati e non deve pensare di mettere in campo una tassa piatta che favorirebbe, bravo, esclusivamente, bravo, qualcuno, bravo, che i quattrini ce li ha già. E dopodiché pensiamo, e chiudo, che sulla riforma delle pensioni ci sia da fare un ragionamento con le parti sociali. Le nostre proposte sono chiarissime. Noi pensiamo che oltre ad una sostenibilità economica che andando sociale, che in questo paese è venuta meno in questi anni, noi pensiamo che le possibilità ci siano, e quindi si può mandare la gente in pensione a 41 anni indipendentemente dall'età e utilizzare una sorta, una finestra di uscita a partire dai 62 anni. E poi c'è l'ultimo tasto, l'ultimo punto che ci sta particolarmente al cuore, che è quello dell'evasione fiscale. 100 miliardi di evasione fiscale in questo paese non sono più tollerabili, perché con 100 miliardi si fanno riforme sulla pensione, sull'IRPEF, e si interviene sulla sanità pubblica. Ecco perché siamo in piazza questa mattina, lo diceva bene il collega della UIL, non ci fermeranno, almeno che non inizino a capire che i conti con le organizzazioni sindacali e con le parti sociali le devono fare.
e noi siamo disponibili a trovare delle soluzioni, non ci sono problemi. Grazie, grazie ancora.